5 novembre 2015, siamo qui al Caffè Andreotti, che questa volta per presentare un libro di Andrea Mauri, che ormai il pubblico di Libri TV conosce, L'ha vietato pregare, storie di intolleranza religiosa nell'Italia repubblicana. Beh, il titolo è abbastanza chiaro e un pochino spiega la materia che andiamo a presentare, che fa parte appunto di questo libro. È una nuova, diciamo, fatica letteraria di Andrea Mauri, questo filone che è, insomma, Andrea Mauri ormai è un leader, un filone letterario che sarebbe ovviamente la sistemazione di vari rapporti, anche di polizia, ma non solo, dell'Italia repubblicana e anche precedente, che abbiamo visto libri che parlavano anche del periodo fascista, sistemati in maniera che possono essere resi leggibili al lettore, al curioso, che non potrebbe accedervi, anche se sono pubblici, ma non sempre, e quindi sono resi leggibili, ben impaginati, e rendono l'idea di singole situazioni. In questo caso parliamo della libertà religiosa, dell'attenzione dello Stato nei confronti dei culti religiosi, dello Stato italiano nei confronti dei culti religiosi. Questo praticamente nell'Italia repubblicana, ma con anche un piccolo in partenza excursus nella regime fascista. Ovviamente partiamo con Andrea parlando appunto delle fonti, cioè dove si è in qualche modo, continuando la metafora, abbeverato per comporre questo libro, in che archivio è andato perdendosi e investendo il suo tempo e le sue ore, e poi entreremo proprio nel merito del libro. Vietato pregare è un libro, come dicevi giustamente te, sulla storia dell'intolleranza religiosa in Italia. Io non sono mai voluto entrare nel merito della singola organizzazione dei culti in relazione a un discorso di teologia o diciamo di rapporti con le divinità. A me è interessato esclusivamente, in modo direi quasi maniacale, il rapporto che le minoranze religiose hanno e hanno avuto rispetto allo Stato, che fosse stato fascista oppure stato democratico. Questa è l'impostazione di fondo. In merito a questo ho ritrovato moltissimo materiale, al solito, presso l'archivio di Stato centrale dello Stato a Roma, l'archivio del Ministero dell'Interno, da un lato, ma dall'altro anche le dirette testimonianze dei pastori o dei conduttori di chiese, oppure appunto dei riferimenti di queste chiese, di questi culti. E quindi da questo punto di vista è venuto fuori un libro proprio di storia dell'intolleranza. Il nostro è uno Stato confessionale, lo è stato sia dal fascismo che nel periodo repubblicano, e lo è ancora, e cerco di declinare questa mia affermazione. Da un lato, lo Stato confessionale in Italia nasce con le leggi sui culti ammessi, con la legge con il concordato del 1929, e guarda caso 1929 è anche l'anno della prima legge sui culti ammessi, cioè culti che non sono cattolici e che in quanto tale venivano regolamentati, diciamo, in un livello inferiore. Questa regolamentazione poi si è unita anche all'applicazione di norme particolari, come ricordavi te Gianni, come quella del codice Rocco, che è il codice appunto che regolamentava la libertà di coscienza e la libertà di opinione. Questo insieme di normazioni ha portato a una discriminazione profonda di tutto quello che non era cattolico durante il periodo fascista. Per cui, per andare proprio sul pratico, l'apertura di chiese, di culti, era vincolata solo ai valdesi e a pochissime altre confessioni, ma sostanzialmente solo ai valdesi. Loro potevano aprire una chiesa avvertendo sempre, quando facevano i culti, il prefetto, dovevano sempre dare una pubblicità minima delle loro funzioni. Le altre confessioni, come pentecostali, testimoni di Geova o l'esercito della salvezza, erano praticamente vietate. Per l'esercito della salvezza in realtà c'è un atteggiamento abbastanza ambiguo durante il fascismo, fino
allo scoppio della guerra, quindi nel 40, era sostanzialmente ammesso, ma dal 40 in poi, per il fatto che loro erano direttamente dipendenti dalla casa madre inglese, l'esercito salvezza è stato bandito. Quindi di fatto solo i valdesi sono stati tollerati. La cosa incredibile che ci siamo scordati come memoria e che però conferma l'idea dello Stato confessionale in questo paese è il fatto che tutta questa legislazione è rimasta in vigore fino agli anni Ottanta. Questo è il dato impressionante, cioè fino agli anni Ottanta, con varie modifiche di cui possiamo parlare, ma tutto l'impianto generale è rimasto in vigore. Cioè la legge del fascista del 29 e i decreti attuativi del 1930 sono rimasti in vigore fino a quell'epoca. Anni 80, quando si apre una stagione delle intese. Le intese sono quegli accordi che lo Stato stipula con alcune confessioni religiose. Le intese per il cittadino comune ha un significato perché è legato poi all'erogazione dell'otto per mille, che come si dice appunto o alle chiese cattoliche o altri culti oppure allo Stato. Tutto questo periodo, fino all'80, nel periodo repubblicano, tutte queste confessioni hanno avuto moltissimi problemi. Alcuni problemi sono stati risolti in parte con sentenze della Corte Costituzionale, ma altri problemi sono rimasti. Di fatto, fino a metà degli anni 80 abbiamo avuto questa situazione. In primis, diciamo, se dobbiamo creare una classificazione di tolleranza da parte dello Stato, in assoluto la Chiesa Cattolica addirittura è stata ampiamente privilegiata in questo con rapporti con lo Stato per tanti motivi, ma diciamo. Esatto. Al secondo livello le confessioni che hanno avuto le intese, e al terzo livello tutte le altre, che sono è un mondo, una galassia assolutamente variegata, perché andiamo dalle confessioni cristiane che non accettano le vere intese con lo Stato, perché vogliono mantenere la loro libertà, diciamo, rispetto allo Stato, ad altre confessioni di tipo nuovi, cosiddetti nuovi movimenti religiosi, come può essere tutti i gruppi legati al buddismo o a altre, diciamo, confessioni orientali, che poi usare il termine nuovi movimenti religiosi fa anche un po' ridere, ma per capirci, perché in realtà tutti questi movimenti, il buddismo è ancora più antico del cristianesimo, per dire, è un neologismo per indicare comunque una realtà che si è diffusa nel nostro paese. Queste religioni, questi gruppi hanno avuto enormi problemi e lo hanno ancora perché, per esempio, ci sono le leggi regionali che regolamentano i luoghi dove fare, dove costruire appunto un luogo di culto, spesso non tutelano, non vengono tutelati come potrebbero essere altre religioni. Allora, io ho trovato centinaia e centinaia di relazioni della polizia che non sono solo di semplice osservazione. Quello che mi ha impressionato quando ho iniziato il lavoro è che per la prima volta ho trovato centinaia e centinaia di relazioni che narrano di azioni di repressione diretta, e questo mi ha molto impressionato. Sicuramente questo, diciamo, questa atmosfera di vigilanza veramente esasperata è data anche, diciamo, emblematico per comprenderla bene il fatto che esista, come esiste ancora oggi, un ufficio degli affari di culto, sì, e che questo ufficio sia parte del Ministero degli Interni. Questo già è una cosa, insomma, sembra emblematica. E comunque sia, era in qualche modo, tra virgolette, la codificazione del fatto che c'è una rilevanza politica del proselitismo religioso, cioè un potenziale timore, sì, di questo proselitismo religioso. Ovviamente l'attività di vigilanza comincia in qualche modo con un'attività di conoscenza, quindi lo Stato si deve in qualche modo attivare per conoscere con attraverso dei censimenti o qualcosa del genere. Ce ne sono due citati in questo libro, che poi peraltro si chiude con una parte di narrazioni che è gustosissima, perché è proprio la storia dell'umanità, dell'umanità, diciamo, dei cittadini italiani che appunto in qualche modo adiscono a culti, soprattutto quelli non cattolici, che vivono delle vicende veramente incredibili e sono qui narrati appunto attraverso i rapporti di
di polizia, rapporti ufficiali che sono stati riportati fedelmente. Ma veniamo a questa cosa dei censimenti. Ce ne sono due, uno del 50 e uno del 1970, un po' diversi tra loro come anche modalità di esecuzione, ma con degli stilemi comuni, come diciamo un certo favore per il culto cattolico. Sì, no, addirittura quello del mio, praticamente, come hai giustamente detto, lo Stato ha bisogno di conoscere, ha bisogno di conoscere tutto, conoscere quindi chi sono i pastori, chi sono i conduttori delle chiese, delle varie confessioni, no? Questa è la prima cosa, e lo fa attraverso, per esempio, l'autorizzazione, la richiesta di autorizzazione da parte dei, dei conduttori delle confessioni, devono essere autorizzate, questo già nella legge del 1929 se ne parla, ma poi continua, insomma è un mondo molto variegato, ma diciamo i riferimenti delle chiese, e allora devono essere anche autorizzati, insomma, anche i rabbini lo stesso, no? Per dire, e questo da un lato è una forma di controllo, e tra l'altro esiste ancora nelle intese, questo è anche legato al fatto che questi conduttori, no, possono, serve anche per sapere chi può sposare la validità civile del matrimonio, validità religiosa del matrimonio attraverso le, appunto, lo Stato ha bisogno anche di questo, però è un'arma a doppio taglio, perché da un lato è un mandato burocratico, dall'altro serve poi per sapere se quello è un potenziale nemico. Fatto questa premessa, quello che dici te è interessantissimo. Nel 1950 addirittura c'è il tentativo di negare, da un lato di negare la presenza delle confessioni religiose, per esempio c'è una protesta, praticamente fanno un censimento di queste, di tutte le confessioni, e, ma la prima bozza del questionario, se non ricordo male, prevedeva solo l'ipotesi di dire o cattolico o nient'altro. Poi in realtà fanno un questionario, ma lo fanno in un modo molto poliziesco. Praticamente come fanno? Vanno nelle varie chiese e a modo interrogatorio, no? Entrano dentro, parlano con il pastore e dicono: ma allora lei quante fedeli frequentano? Se no la minacciamo. E poi, infatti ci sono nel libro, le riporto, le dichiarazioni di... dichiarazioni di questi pastori che si addirittura denunciano il fatto che sono stati minacciati, e da questo punto di vista il ministero non è che replica, per cui sicuramente c'è da parlare. Vent'anni dopo il clima politico e sociale cambia, nel 1970 siamo addirittura alla legge sul divorzio, e viene fatto un nuovo censimento, ma viene fatto in modo molto più blando e tranquillo da questo punto di vista. C'è stata una polemica perché è una forma di schedatura, ma insomma, ovviamente il fatto di per sé molto grave. Apprendiamo però che dal censimento del 1950 che le minoranze religiose quantificate sono, si avvicinano a 150.000, 170.000 persone. Questa è la realtà. Ma queste 170.000 persone sono state sempre profondamente discriminate. Questo è il dato, e ci sono una serie di narrazioni che di cui magari poi potremo anche parlare. Sì, adesso arriviamo anche alle narrazioni, ma la cosa, diciamo, di questa attività di intelligence, oggi si direbbe, insomma, di conoscenza, di reperimento dati, che comunque viene data una certa rilevanza all'entità parrocchia, sì. Quindi al riferito del parroco, che comunque non è un'autorità, sì, pubblica. No, no, questo... Adesso infatti, sì, su questo volevo sollecitarvi, sì. E comunque sia sul fatto che nonostante poi cambi il clima politico tra il 1950 e il 70, c'è sempre una inclinazione, diciamo un favore nei confronti della Chiesa Cattolica, perlomeno per farla, diciamo, apparire il culto, diciamo, che era effettivamente quello preponderante, ma comunque, sì, se possibile, ancor più di quello che era. Quindi in pratica questo censimento, che veniva fatto con metodi polizieschi, era un adempimento della legge del 1929. Questo è un dato importante, è una legge che serviva per controllare esattamente che numerazione, che numero e che quantità di persone seguivano i culti.
Abbiamo comunque delle risposte anche interessanti, per esempio a Roma nel 1953 la comunità israelitica si mostra come quella più numerosa perché contava circa 4.000 aderenti, i valdesi circa 1.500 e i luterani circa 900. Detto questo però, le segnalazioni venivano fatte anche in un modo che dà tutto il senso dello stato confessionale in cui ci troviamo in Italia e all'epoca. Io ho trovato un carteggio, due carteggi riservati, tra l'Annunziatura Apostolica italiana e il ministro Scelba e poi successivamente l'Annunziatura e il ministro Mariano Rumor, ministri degli interni, e in cui l'Annunziatura segnala al ministro quali erano i gruppi religiosi non cattolici presenti nel territorio nazionale, e dicendo andate lì perché loro non sono censiti, andate lì perché loro fanno dei culti che non sono considerati ammesse, andate lì, chiudete i loro culti. Questo è un dato molto importante e l'accanimento avviene soprattutto con i testimoni di Geova, i pentecostali e la cosiddetta Chiesa di Cristo, cioè quelle confessioni religiose che negli anni 50 e fino a metà degli anni 60 hanno il più alto incremento e che in qualche modo sottraevano fedeli alla Chiesa Cattolica. Se Scelba risponde in modo molto diplomatico, Mariano Rumore invece un po' meno, e anzi dice sì, indagheremo e faremo grazie dell'informazione che ci avete dato. La polemica avviene anche all'interno, per esempio, quando i testimoni di Geova fanno uno dei loro grandi raduni a Roma, due volte se non ricordo male, e lì c'è proprio anche questo carteggio, si dice come nella città santa, città del cattolicesimo, viene fuori questa, voi autorizzate questo tipo di manifestazione. E anche lì in realtà lì il ministero si ferma ed è costretto in qualche modo ad accettare. Questo clima rimane sostanzialmente, come dicevo prima, fino agli anni 80. Negli anni 80 però cambia il tipo di repressione, cioè emergono nuovi gruppi e lì inizia una vera e propria discriminazione, per certi versi anche più pesante di quella che abbiamo avuto fino a quel momento. Beh, insomma, il panorama è veramente un po' sconfortante, perché sì, sembra di andare anziché verso una conquista di laicità, che è un inverso, verso diciamo una conquista di, anzi una rinuncia alla laicità. E sono sicuramente interessanti, molto interessanti, è molto interessante la parte del libro, diciamola, che sta in fondo, che tu hai chiamato narrazioni. Dopo appunto la parte lente di ingrandimento, che è una parte, insomma, un po' più di studio, c'è appunto la parte narrazioni, sì, con cui praticamente si narra effettivamente quello che quest'Italia e quindi nelle persone singole ha vissuto per quanto riguarda l'espressione del diritto alla religione, l'espressione poi anche religione a seconda di quello che poi si intende per religione, ma insomma che cosa sono i singoli casi riportati appunto in questi documenti, sì, questi rapporti. Se ne possono leggere più di uno. Io così mi sono soffermato su uno, alla pagina 129, che riguarda la prefettura di Latina, siamo, sì, a Fondi, magari Andrea vuole può leggerlo questo rapporto, sì, che è molto, molto breve, diciamo del prefetto, sì, e che veramente è degno di un film di Ettore Scola o di una canzone, sì, di André, perché insomma è veramente esilarante. Io lascio ad Andrea il compito arduo della lettura e poi insomma in conclusione ne parliamo, così per dare una coda a questa interessante intervista. Sì. Allora, qui parla il prefetto di Latina, dice per opportuna notizia si comunica che il giorno 6 corrente, parliamo dell'anno 6 maggio 1958, nel comune di Fondi l'ufficiale giudiziario presso la pretura si è portato presso l'appartamento di proprietà della signora Goduti Teresa per seguire la sentenza, a suo tempo emessa dall'autorità giudiziaria, con la quale si disponeva la chiusura della porta di accesso dell'appartamento che mette sulla scala destra del palazzo baronale. Sul posto l'ufficiale giudiziario trovava il signor Riggetti Umberto,
pastore evangelico che da tempo tiene infitto il suddetto appartamento, cioè in pratica è inquilino, per l'uso abitazione, per l'esercizio del culto, il quale all'invito rivoltogli di uscire dall'appartamento, perché non pagava l'affitto, quindi era stato cacciato, dovendosi murare l'ingresso, opponeva un reciso rifiuto, per cui l'ufficiale giudiziario, dopo ulteriori quanto inutili tentativi per convincere i Rigetti, disponeva che l'ingresso fosse murato, con i Rigetti dentro. Attualmente Rigetti riceve il cibo dai fedeli attraverso la porta dell'appartamento. Poiché il fatto ha determinato un certo fermento nella popolazione, con speculazione anche sulla stampa, è stata interessata l'autorità giudiziaria per la revoca del provvedimento. Si fa riserva di ulteriori notizie, perfetto, eccetera. Questo è carina, nel senso, è proprio una palese violazione minima della massima, anzi, della libertà religiosa, perché è vero che probabilmente questo signor Rigetti non pagava l'affitto, però è anche vero che lì dentro c'era un culto e non si è trovata nessun'altra soluzione che murare tutto, pastore e culto. Sono anche abbastanza convinto che queste relazioni di polizia sono una forma di genere letterario, a modo loro. Sì, come no. E quindi ho voluto dare anche una loro dignità. Ce ne sono tantissimi, ci sono divieti di pubbliche conferenze in tantissimi posti. Ce n'è una terribile di un prefetto che fa entrare la polizia all'interno di questa chiesa e fa schedare tutti i fedeli. Allora io in chiusura riassumo: Andrea Mauri è l'autore, vietato pregare, l'editore Reality Book, sono 150 pagine più o meno. Grazie Andrea Mauri di aver scelto Libro TV per la promozione di questo libro, compatelo tutti e alla prossima Fatica Letteraria di Andrea. Grazie ancora. Grazie, il libro si può trovare nei cataloghi online. Grazie di Libro TV.